Per la 14ª giornata del campionato di promozione B, ai piani di Ferretto, l'Athletic, vittorioso sul Camogli nel recupero infrasettimanale, ospita il rapallo di Mister Celestini, reduce da 3 pareggi consecutivi. Il match mostra sin dall'avvio un buon ritmo e gli affondi da parte delle due compagini sono frequenti. I primi a rendersi pericolosi sono gli ospiti all'11ª, traversone di Frati, deviazione fortuita di Monteleone e tentativo debole di conclusione a rete da parte di Giglio. Pitaluga controlla senza difficoltà. Tre primi a seguire, l'occasione del possibile vantaggio ospite si presenta sui piedi di Cattardico. La sfera sfiora il palo e conclude la sua corsa a fondo campo. Al 17esimo replica dell'Athletic con Imperato. Bolide scoccato pochi metri fuori dall'area che Ceccarini alza sopra la traversa. Leggerezza in fase di disimpegno difensivo dei gialloverdi e Giglio si presenta a tu per tu con Pitaluga. La tempestiva uscita di quest'ultimo risulta efficace per sventare il pericolo. È il 20esimo. Al 33esimo l'invitante palla di Crovetto non trova Fossa pronta alla deviazione vincente. Alcuni minuti dopo, sempre Fossa in dribbling, si libera il tiro dal limite. Ceccarini controlla agevolmente. A 3 minuti dal termine della prima frazione di gara ancora Giglio in evidenza. Traversone di Cattardico, deviazione di Pugliese e pronta la girata in acrobazia del numero 9 ospite. La traversa non regala la gioia del gol. Si passa alla ripresa con l'azione personale di Bettalli, che si conclude con un tiro di destro non troppo preciso. Al 47esimo caparbia azione offensiva di Triglino che mette in mezzo per la conclusione a rete di Bettalli. La sfera risulta alta sopra la traversa ma il direttore di gara Ferlito d'Imperia interrompe per azione fallosa dello stesso Triglino. Al 55esimo punizione dalla lunga distanza di Cattardico bloccata da Pitaluga. L'Athletic resiste alle incursioni delle attaccanti ospiti e da allora la linea difensiva di Mister Celestini sale alla ribalta. Calcio piazzato di Cattardico dalla destra e il buitre Maucci sigla l'1-0. Nel replay possiamo apprezzare la rapidità di esecuzione del capitano bianconero. Siamo al 73esimo. Si giunge al 76esimo e dal corner calciato dallo specialista Cattardico scaturisce il raddoppio ospite. Traversone, girata di testa di Giglio che impatta sulla traversa e ottimo l'opportunismo di Pingani che da 2 passi non può fare altro che ribadire in rete. A 5 primi dal termine il tris ospite viene calato da Giglio su calcio di rigore. Pitaluga intuisce ma nulla può. Vittoria importante per i bianconeri di Mister Celestini che tengono il passo del Real Valdivara vincente quest'oggi e recuperano 3 lunghezze all'Ortonovo sorprendentemente sconfitto in casa dal Molassana. Per l'Athletic nessun punto guadagnato ma la consapevolezza di aver comunque giocato una buona gara.